10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Buongiorno a tutti e buon venerdì, ultimo appuntamento di questa settimana per 10 minuti, la nostra striscia quotidiana su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24, vedete già le coordinate per interagire con noi, per suggerire approfondimenti, temi che vorreste venissero trattati in questa rubrica, ma soprattutto poi per commentare gli spunti che ogni giorno cerchiamo di proporre alla vostra riflessione. Oggi c'è una notizia che mi ha molto colpito, è di poche ore fa, sicuramente terrà banco anche nel dibattito che farà scaturire a livello mediatico. Riguarda una mano tesa da una donna che è stata molto provata dalla vita e che nel 2018 ha perso la figlia. Forse avrete sentito, ricorderete la vicenda di Pamela Mastropietro, argomento di cui si è parlato molto anche nelle trasmissioni noir che pullulano i nostri palinsesti televisivi, storia di cronaca, questa ragazza drogata, violentata, uccisa e poi fatta a pezzi da un uomo che è già stato condannato all'ergastolo in circostanze che ancora restano misteriose, molto da capire. La storia di Pamela, una ragazza sfortunata, è una storia davvero particolare. Lei è nata a Milano, ha un disturbo della personalità borderline, entra nel mondo della droga, viene affidata a una comunità di recupero terapeutica marchigiana e nel 2018 viene trovata fatta a pezzi in una valigia. Una storia drammatica. Questa mamma oggi, nel giorno del compleanno della figlia, ha deciso di scrivere all'assassino di sua figlia, a questo immigrato che si trova in carcere, Innocent Osegale, condannato all'ergastolo. Lui stesso avrebbe ammesso gran parte delle circostanze che lo vedono imputato e condannato per questa vicenda. E lei, in una lettera toccante, la vedete in questo strappo di Rai News 24, dice all'assassino di sua figlia: nostra figlia ci ha fatto un dono, che è proprio il sentimento, il bisogno che questa donna ha di poter, nel giorno del 25esimo compleanno della figlia, fare, tra virgolette, pace, o meglio, offrire il regalo del perdono al killer di sua figlia per poter lei stessa fare pace. Quasi un percorso catartico, un percorso di elaborazione definitiva del lutto per lei, ma lei lo definisce un regalo per sé, ma anche per il suo assassino, perché dice, l'assassino di sua figlia, perché dice: un giorno, quando i tuoi figli, che oggi sono piccoli, scopriranno quello che il papà ha fatto, ci potrà essere però comunque un bagliore di speranza, un inizio di un cammino di rinascita, per quanto dietro le sbarre, che forse renderà quell'orrore meno drammatico, meno terribile, meno difficile da accettare per due figli che scopriranno il terribile segreto del papà. È una lettera molto semplice ma molto toccante, in cui questa donna sembra quasi voler dire: guarda, non ti sto regalando nulla, non... sembra quasi dire: guardate, non sono migliore di quella che posso sembrare, non sono una super donna che concede questo privilegio del perdono a chi si è macchiato di un drammatico assassinio, di un drammatico reato. Lo faccio perché è un regalo che ho avuto in qualche modo da mia figlia, che dall'aldilà mi ha ispirato, ma lo faccio anche perché forse mi aiuterà a far definitivamente pace con quello che è accaduto nel percorso di elaborazione di un lutto che non è mai facile. Figuratevi quando questo delitto, questo lutto avviene in circostanze delittuose, in circostanze drammatiche, come una storiaccia di cronaca che ricorderete tenne banco a lungo in Italia, tra l'altro scatenò per qualche tempo una vera e propria caccia all'immigrato, divenne pretesto di scontro politico, insomma. Da questa storia di per sé drammatica si aggiunse a questa storia ancora ulteriore dolore, ulteriore lutto, ulteriore rabbia. Ecco, la storia di
della mamma di Pamela Mastropietro è una storia, io credo, bella, che pur nel dolore che mai verrà cancellato, pur nell'impossibilità di restituire a questa donna l'amore della figlia, lascia un segnale in qualche modo di speranza. Certo, non è un regalo regalato, perdonatemi l'espressione, perché questa signora chiede di poter incontrare l'assassino di sua figlia in carcere, in un ambiente protetto a tutela di tutti, chiede di poterlo guardare negli occhi e chiede di poter formulare quella domanda che spesso è risolutiva, per certi versi è catartica: perché? Evidentemente la verità processuale, la verità giudiziaria non ha sciolto tutti i dubbi, non ha chiarito tutta una serie di aspetti che però nella mente di questa madre, che si è vista strappare la vita alla figlia, ancora albergano. E forse chiarire questi aspetti è un altro elemento importante per dare davvero la forza a questa persona di voltare pagina. Perché? Perché mia figlia si è trovata in quella circostanza? Perché ti frequentava, ammesso che ti frequentava? E cos'è successo in quel drammatico giorno quando la furia del killer, dopo un rapporto sessuale a quanto pare non consensuale, si è trasformata in violenza cieca e becera? Sono domande difficili, tante domande racchiuse in un'unica domanda: perché? Ecco, la mamma di Pamela Mastropietro, nel concedere la grazia del perdono all'assassino di sua figlia, vuole però poter avere il diritto di quell'ultimo incontro, guardandolo negli occhi e chiedendogli perché. Che cosa è successo? Perché si erano ritrovati insieme? Davvero è stato un rapporto rubato, come l'inchiesta giudiziaria ha riportato, o i due si conoscevano? È una storia molto complicata, ovviamente io la sto riassumendo, se volete la potete approfondire, perché online si trovano molte ricostruzioni. Restano davvero tanti dubbi sul che cosa sia successo in quella drammatica circostanza e per quale motivo quell'uomo abbia reagito con questa furia omicida, quando la ragazza, questo è stato ricostruito dalle indagini, è tornata in sé dopo l'abuso delle sostanze, si è accorta di quello che era successo e ha chiesto conto al suo aguzzino. Ecco, è una storia drammatica, una storia che ci fa vedere fino a che punto, quando si è in difficoltà, ci si possa inabissare in luoghi bui, rasentando il dolore, rasentando o vivendo profondamente il dolore, il degrado anche umano, la sofferenza. Ma è una storia che da quel punto così basso, grazie a questo gesto coraggioso di una madre che dice: ho avuto questo dono da mia figlia, lo voglio condividere con te che me l'hai strappata. Ecco, questa è una storia che può in qualche modo indicarci che è possibile risalire dalle profondità più oscure del dolore, della rabbia, della follia omicida dell'uomo, verso una superficie che ridia quantomeno un po' di luce, un po' di speranza, un po' di ossigeno anche vitale. Ecco, è una storia che volevo condividere con voi in chiusura di questa settimana di 10 minuti. Grande rispetto per questa madre coraggiosa, io direi grande rispetto per tutti coloro che volenti o nolenti sono finiti in mezzo a questa storiaccia. Davvero una storia drammatica che nel 2018 tenne banco per settimane intere e venne usata come pretesto in modo barbaro anche per fare propaganda di tipo politico. Stiamo parlando di un orrore avvenuto in circostanze che forse soltanto i protagonisti un giorno potranno in qualche modo definitivamente accertare e chiarire. Una storia triste che forse oggi può regalarci un minimo bagliore di speranza. Torniamo domani, perché come ogni sabato si apre il weekend di Tra Parentesi. Arrivederci. 10 minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.